Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ci rivediamo. Oggi vi mostro 10 idee regalo per il Natale. Se non l'avete fatto, prima di cominciare, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così attiverete le notifiche e sarete aggiornati sempre su tutti i miei nuovi video. È da tantissimo, lo so che non ci vediamo e infatti spero che prima possibile io riesca a spiegarvi anche il perché in un video che pubblicherò nel canale Mamma Time by Carotina. Non sono in attesa perché alcune di voi mi stanno scrivendo e mi chiedono come mai non fai più video, come mai non riesci, ci devi dire qualcosa, eccetera. In realtà è che sono molto presa, impegnata, molto presa da Alessandro e quindi no, non sono in attesa. Però vi spiegherò magari poi meglio in un video tutto quello che sta accadendo, insomma. Vabbè, comunque ritorniamo a noi, riassumiamo oggi, veniamo al clou che sono i regali di Natale. In questo periodo tendiamo ad impazzire veramente per cercare di trovare delle idee carine, magari anche con costi non troppo esorbitanti, oppure vogliamo cercare appunto qualcosa di diverso dal solito. E quindi oggi voglio spaziare e darvi un po' qualche spunto, spero di esservi utile. Cominciamo subito. Tra l'altro, vi volevo mostrare i miei orecchini natalizi a forma di ghirlanda natalizia, adorabili, almeno io li adoro. E se vi interessano e vi piacciono, li trovate nei negozi Toys, dove ci sono tutti gli accessori per i bambini. Hanno messo un totem con tutti gli orecchini natalizi. Io quando li ho visti non ho saputo resistere, neanche Angelo, anzi in realtà sono piaciuti e sono saltati all'occhio a lui. Sa che io durante il Natale cerco sempre degli accessori natalizi sfiziosi e quindi lui subito ha detto: questi sono tuoi, ed effettivamente. Va bene, basta. Ecco, anche questa potrebbe essere, volendo, un'idea regalo, quindi le idee regalo passano a 11. Allora, cominciamo con la prima idea regalo, che è una maschera per i piedi. Io vi propongo questa della Shull, una maschera nutriente che va indossata a mo' di calzino, va tenuta in posa 20 minuti e lascia i piedi belli idratati, perché i piedi non vanno curati solo d'estate, ma anche e soprattutto d'inverno, per poi arrivare all'estate con dei piedi belli e non dei poveri disgraziati che hanno bisogno veramente delle benedizioni e di andare a Lourdes prima di essere esposti nei sandali. Quindi, prima ideuccia, non vi preoccupate che poi i nomi precisi dei prodotti ve li lascio tutti nell'info box e anche i prezzi, ok? Quindi, primo regalo. Secondo regalo, una confezione duo di Sally Hansen con lo smalto della linea Color Therapy. Abbiamo lo smalto, diciamo quello colorato, e lo smalto trasparente. Quindi per un finish ultra brillante, i color therapy hanno all'interno degli oli nutrienti e quindi, oltre ad essere belli perché sono colorati, sono anche belli perché curano proprio l'unghia e mi piacciono tantissimo, ve li straconsiglio perché io li utilizzo e mi trovo molto bene. Un'altra idea regalo per il Natale: potete optare per un pensierino di questo tipo come una maschera in tessuto per il viso. La Hydra Bomb, ad esempio, di Garnier, come in questo caso, è una maschera che va bene un po' per tutti i tipi di pelle, va applicata, tenuta su 15 minuti e voilà, il gioco è fatto. Una maschera veloce che dà subito degli ottimi risultati, illumina la pelle, la rende molto molto idratata e questo quindi può essere una bella idea regalo, un bel pensierino. Un'altra idea regalo può essere questa, ad esempio, di Rimmel, il cofanetto con all'interno la pochettina, in questo caso dorata, con il mascara. Abbiamo lo Scandalize Reloaded, questo non l'ho ancora provato, lo proverò subito, e la matita nera. Diciamo che con un kit del genere andate sul sicuro, perché bene o male mascara e matita la utilizzano tutti e una pochette fa piacere a chiunque.
Ancora una maschera in tessuto, in questo caso una maschera un pochino più particolare. Questa qui è la Gold Collagen Hydrogel Mask, sempre una maschera, in questo caso non è tessuto ma è una sorta di maschera in silicone, ecco, un materiale che si adatta molto molto bene alla pelle. Io ve ne ho già recensito e parlato sul sito e la trovo molto valida, e questa può essere un'ottima idea regalo anche per le donne più mature, ecco, quindi grazie all'azione del collagene aiuta comunque a rendere la pelle molto più distesa, luminosa e in questo caso anche un potere fortemente idratante. Insomma, una maschera veramente molto completa, un vero trattamentino di bellezza. Poi, ancora per la skincare, un'idea regalo può essere lo scrub di L'Oreal, questo qui, lo Sugar Scrub, che è perfetto sia per la pelle del viso che per le labbra. Uno scrub veramente efficace, io ho constatato e provato. Questo qui è quello con il burro di cacao per le pelli secche, che appunto va a lenire anche. Però volendo ce ne sono varie tipologie più indicate ai tipi di pelle che vi servono, c'è quella per le pelli grasse, quella per le pelli spente, insomma poi potete scegliere quella che volete, però insomma però può essere veramente un'idea carina anche perché lo scrub fa un po' comodo a tutti, ecco. Un'altra idea regalo è la maschera per i capelli, che è una novità, diciamo, degli ultimi anni, ovvero una sorta di cuffia in tessuto che va ad avvolgere i capelli, va tenuta in posa, in questo caso 15 minuti, poi vanno risciacquati i capelli e si procede con la piega. In questo caso questa è una maschera trattamento riparazione, quindi per i capelli danneggiati, di Biopoint, ma anche di questa qui trovate varie versioni, quindi ci sono quelle super idratanti, quella trattamento colore, insomma in base poi alla persona a cui è dedicato il regalo potete personalizzarlo in questo senso, e trovo che sia un pensierino secondo me gradito e anche diverso dal solito, una novità, ecco. Poi nulla vi vieta, se volete, se vi piacciono le idee delle maschere, volendo potete anche combinarle, quindi prendere una maschera viso e una maschera per i capelli, oppure se siete folli volete fare una maschera per il viso, una maschera per i capelli, anche la maschera per i piedi, insomma questi sono vari spunti, poi voi potete mixarli come volete. Un'altra idea regalo per le amiche più pazzerelle o per le sorelle più pazzerelle, anche per no, perché no, la mamma magari può essere una persona un po' più trasgressiva e ha voglia di cambiare look ogni tanto, ci sono i colorista One Day Color di L'Oreal, che sono delle creme colorate che vanno applicate sui capelli e poi vanno via dopo esattamente un giorno, basta spazzolare i capelli o basta subito fare lo shampoo che vanno via. Questi sono veramente carini perché in questo caso questo va bene anche per i capelli castani, quindi il colore che è in questione, che è il fucsia, va bene e si vedrà molto anche sui capelli scuri. Come in tutti i casi precedenti, anche in questo caso c'è poi anche la versione per i capelli biondi e ci sono poi altre colorazioni se non vi piace il fucsia. Siamo giunti quasi alla fine, e un regalo particolare per le amiche nerd ma non volete spostarvi dal mondo beauty può essere questa, che è l'eyeliner a forma di scettro lunare di Sailor Moon. Stavo aspettando da una vita di mostrarvelo, volevo fare 2000 tutorial diversi. Questo è un regalo che ho ricevuto da mia sorella, a cui mando un bacio, la stradoro, e non ho ancora aperto perché volevo fare un video dedicato a lui, quindi finalmente adesso ve lo propongo come idea regalo e lo apro e lo testerò, e se vi fa piacere ve lo recensirò, fatemi sapere in un commento giù se vi interessa, che così faccio a breve una review. E niente, lo trovo veramente carino per tutte le appassionate del genere. Più o meno chi ha la mia età,
Tutte abbiamo sognato di essere Sailor Moon quando eravamo ragazzine, o comunque se non Sailor Moon, una delle Sailor. E quindi lo trovo un regalo veramente troppo, troppo carino, troppo grazioso e graditissimo, soprattutto nel mio caso. E poi terminiamo, l'ultimo regalo lo indosso, non so se lo avete notato, ma è questa collanina in argento con questo ciondolo personalizzato. Nel mio caso c'è scritto, c'è inciso davanti Alessandro e sul lato la data di nascita. Mi è stato regalato da Alessandro alla festa della mamma. E ho visto ultimamente che proprio nelle ultime settimane. Proprio nelle ultime settimane uscivano delle pubblicità in cui veniva mostrato proprio questo come regalo, e quindi sono più siti che propongono questo gioiello personalizzato in cui potete scrivere ovviamente quello che volete, volendo potete anche scrivere il nome di coppia, quindi per esempio Sara e Angelo, tutto attaccato con la I al centro. E la data del vostro fidanzamento, la data del matrimonio, eccetera. Quindi potete spaziare come volete, la trovo un'idea regalo carina. Io tutti i regali che sono personalizzati in questo senso li apprezzo veramente tantissimo. E nulla, queste sono tutte le idee regalo che io volevo proporvi. Spero che abbiate trovato qualcosa di vostro gusto, uno spunto che vi sia piaciuto. E se è così, fatemelo sapere, mi raccomando, nei messaggi, fatemi sapere quali sono i regali che vorreste ricevere a Natale e soprattutto se avete già concluso tutti gli acquisti. Io vi dirò, sono veramente a forse a un terzo degli acquisti da fare, quindi dovrò darci dentro di brutto. E io vi saluto, spero di vedervi presto in un nuovo video, speriamo che la sorte mi dia una mano in questo senso. Io vi saluto e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!